Buongiorno amici, un saluto da Guido Bagatta, benvenuti, bentornati da queste parti. Oggi noi parliamo di calcio, di infortuni nel calcio, tanti, tantissimi, forse troppi per le squadre di vertice, ma anche per le squadre di medio-basso livello. Noi ci occuperemo qui del Milan, né di quello che sta succedendo ai rossoneri in queste settimane. Però prima di parlare del Milan odierno, volevo raccontarvi una piccola storia che riguarda il Milan di Berlusconi, quindi fine anni 80, anni 90, il Milan che vinceva, che stupiva con il gioco di sacchi molto moderno, un gioco che in Italia non aveva applicato nessuno. Bene, quel Milan aveva un'altra novità della quale allora si parlò abbastanza, adesso viene quasi dimenticata, che era il Milan Lab. Infatti il Milan fu la prima squadra in Italia, una delle prime in Europa, ad imitare gli americani e ad affiancare appunto la parte tecnica, quella che si svolgeva in campo con gli allenatori, con Sacchi, i suoi preparatori e tutto il resto, affiancata, dicevamo, anche da una parte in palestra, in un laboratorio che appunto metteva insieme la parte fisica, l'allenamento a secco, quindi palestra e tutto il resto, con la parte medica e la parte di quelli che erano appunto i cosiddetti fisioterapisti che poi sono diventati di moda e sono entrati nella vita nostra di tutti i giorni. Quel Milan Lab fu all'avanguardia e risolse anche allora molti problemi di giocatori del Milan che erano avanti, quindi rispetto magari a tanti loro avversari che non avevano in sede la possibilità appunto di curarsi o di prevenire gli infortuni in maniera più veloce ed efficace. Milan di oggi però. Pioli ha avuto fino adesso, all'inizio del campionato, 19 infortuni, che sono tantissimi. Si sono fatti male tutti praticamente, dal portiere Maignan fino ad arrivare a Giroud, per passare da Theo, Loftus-Cheek, insomma sono tanti, tantissimi, 19, 19 in totale. Attualmente non sono tutti infortunati, anche perché altrimenti il Milan non potrebbe mettere in campo una squadra vera e propria, però comunque Pioli deve rinunciare a un terzo della rosa, che è veramente, veramente tanto. La cosa che sorprende però degli infortuni del Milan è che sono praticamente tutti muscolari, cioè non sono i famosi pestoni, le botte secche, infortuni arrivati da un intervento di un giocatore alle spalle che quindi fa male allo stinco piuttosto che alla schiena del suo avversario. No, infortuni muscolari che derivano spesso e volentieri da problemi in preparazione. E allora, senza voler dire nulla, però forse forse nella preparazione atletica del Milan in estate, e quindi poco prima del campionato, tra agosto e settembre, quando è iniziato il campionato, ma alcuni giocatori, anche perché rientravano da situazioni diverse, erano in piena preparazione atletica e fisica. Ecco, in quel momento forse forse qualcosina è andato storto, perché i casi nella vita sono sicuramente tanti e importanti. Però, quando i casi si ripetono in maniera come appunto l'infortunio muscolare del Milan, c'è da pensare che, vista la differenza dei vari soggetti che hanno fasce muscolari differenti, approcci differenti, insomma, sono degli esseri umani diversi uno dall'altro, come nella vita normale anche su un campo di gioco. Ecco, vista quella differenza, l'applicazione forse di una preparazione come è stata fatta quest'anno ha avuto qualche falla, qualche punto debole. Probabilmente questo, altrimenti una spiegazione vera e propria, al di là della sfortuna che si è accanita sul diavolo, è difficile da trovare. Detto questo, noi ci sentiamo domani, sempre da queste parti. Un saluto e buona giornata.